Buonasera a tutti voi, belloni e bellone, bella serata quest'oggi per fare quello che ci piace di più, cioè conquistare il mondo. Perfetto, allora andiamo tutti quanti a conquistare un po' di mondo. Sto scherzando, conquisteremo invece il terreno della la rapitrice qui sulla vanilla, perché quest'oggi prepareremo la trappola per ucciderla. Perché nella scorsa live, e oggi vedrete che ci siamo portati avanti, in teoria abbiamo terminato anche quel mestiere, abbiamo fatto la gabbia dove la terremo bloccata dentro. Scorsa volta finita, adesso però bisogna ucciderla per farcela finire dentro. Non vendete la frutta, non vendete la frutta, non si vende la frutta. E poi perché non vi... aspettate che si è rotto, eccola la chat, è scassata, aspettate, vi metto bene così vi vedo bene, se guardo qua è perché vi leggo, tutto perfetto, ciao a tutti, buonasera. La Ioni ho comprato Orda, sei un buon gustaio, ve lo ricordo già che ci sono, che voi mi aiutate sempre e mi date lo spunto. Trovate Orda, il nostro gioco di carte personalizzato, ma non personalizzato, fatto a mano, proprio, mamma mia, cioè fatto a mano da me, però nel senso fatto da me con tutti i personaggi che voi conoscete, in tutti i GameStop sta, finalmente, quindi lo trovate andando dal GameStop più vicino a voi, trovate il doppio mazzo per giocare subito, trovate il box di pacchetti, di bustine, che voi lo aprite, dentro ci sono tutti i pacchettini, guardate qua, ve li spacchettate e vi fate il mazzo da soli, oppure potete integrare il mazzo. Quindi vi divertite un sacco, mi raccomando. Hai mai fatto un capodanno a casa? E certo, e che male c'è a fare il capodanno a casa? Ragazzi, adesso si inizia a pensare al Natale, al capodanno, ragazzi, io non so, basta stare sereni. Ci vediamo il 25, ecco, anche questo, grazie che mi aiutate a ricordarlo. Il 25, quindi, sabato, questo sabato, sabato 25 novembre, io sarò al Milano Games Week. Tra l'altro hanno scritto pure che dovrò salire sul palco e parlare con tutti quelli che saranno lì. E chissà che ci avrò da dire io. Però vedrete, in qualche modo me la sfango. Quindi se siete lì, mi raccomando, state sul pezzo. Insomma, poi ci avremo lo stand. Bellissimo lo stand La Ionico. Potrete venire anche là. Anzi, vi strainvito a venire. Mia nonna mi ha comprato le storie d'eroi. E tua nonna... Oh, ma qui le live sono super piene di promozioni. Vabbè, ma sono robe che meritano. Le storie d'eroi che ti ha comprato tua nonna sono queste. E ha fatto un grande favore tua nonna, grande signora. Perché sono bellissimo, libro a fumetti, La Ionico, che racconta una delle storie a cui io sono più legato. Forse quella a cui sono più legato. La Failcraft. Serie storica che noi abbiamo scritto e voi avete vissuto insieme a noi. Le storie d'eroi, mi raccomando ragazzi, non perdetevele. Anche un ottimo regalo di Natale, porca miseria. Lion, il libro è stupendo, grazie mille. Ma il 25 puoi firmare altre cose? Penso proprio di sì. Sì. Però non mi portate robaccia da firmare, Cioè, tipo... cioè, non mi portate, tipo, che ne so, le ciabatte della Lidl oppure altre schifezze. Senza offesa, per la Lidl. Cioè, ci mancherebbe altro. Però magari c'erano i piedi dentro. È schifo. Cos'hai all'occhio? Nulla. Cos'ho? Nulla. Che ho? Anna! No, no. Anna! Che succede? Dicono cosa? Cos'hai all'occhio? Cosa ho all'occhio? Ho qualcosa nell'occhio? No, è perché devo venire di là. Sì, presto, presto! Che io sono un po'... Ragazzi, non mi dovete dire queste cose. Mi impanico io. Guarda un po'. Se dicono una menzogna. L'occhio. Ma che ne so io. Allora vi dovete seccare la lingua. Allora! Prendono per i fondelli. E nulla. Guarda di là. Poco arrossato. Un pelo pelo, sì. Ma che non arrossato, ragazzi. Allora ci ho grattato, non fa nulla. Mannaggia, fate prendere l'ansia. Mia zia mi ha comprato il libro. Grazie, signora. Gentile. L'ho letto tutto, bravo. Bravo. Lion, ti porterò un regalino. Oh mio Dio, non vedo l'ora. E io non posso venire perché costa troppo. Ragazzi, so che il biglietto per il Games Week lì costa, Mi dispiace, capiteranno anche altre occasioni. Sarei anche... non ho fatto in tempo. Vabbè, sposto Alex, ragazzi, che sennò poverino potrebbe piangere. Che oggi abbiamo anche un sacco di cose da fare, Ciao!
Ciao, che bello che mi hai spostato, sono bello. Molto felice. Che adesso. Bello anch'io, che bello, che bello. Ma tu sei stregatto? Ma no. No, allora non sei quello che volevo io, volevo stregatto. Non sono più che bello. Volevo stregatto, dov'è stregatto? Ma no, poi non c'è stregatto. Puoi chiedere a stregatto di arrivare no, invece di no, te, no, per favore. No, no, puoi farmi avere stregato, no, è molto no, meglio. No, questa sera ci sto io. O t'accontenti o t'accontenti. Come quel meme che uno passa davanti al McDonald's, fa: mamma, mi compri il McDonald's della mamma? Abbiamo il McDonald's a casa. Tu sei il McDonald's a casa. Sei lo stregato, no, che abbiamo a casa, sei. Ma è una cosa orribile. Ma non sei quello originale. Sì, è così. No, non è vero. È vero. Non è vero. Dico bene, Anna? Dici il giusto, no, Lion, no. Poverino però. No, non è vero, Alex. Non piangi. Va bene, piangi, piangi. Metti le lacrime in un bicchiere e poi le raccogliamo. Sto le vendo. Cosa da fare di oggi? Allora, concentratevi, Anna. Anna, Anna, a me gli occhi, Anna. Allora, uno. Dobbiamo, sentite qua perché questo è il piano, eh. Allora, ve lo leggo perché ce l'ho pure scritto il piano. Fase 1. È una scaletta. Preparare gabbia super safe 5x5x5. 5 sarebbe la dimensione del muro di ossidiana da ogni lato. Ricominciamo con le gabbie. Stai zitta perché ti tiro un rutto, ti spoglio. No. Allora, è questo qua fatto. Adesso ve la faccio vedere, è finita. Poi, fase 2. Preparare trappola super deadly per uccidere. Questa qui servirà perché abbiamo messo, grazie al vostro permesso, ragazzi, vi abbiamo chiesto il permesso e ce l'avete concesso nella scorsa live, di cambiare lo spawn del mondo e quindi metterlo dentro la gabbia. Ok? Quindi ora lo spawn del mondo è lì. Quindi non morite, perché se morite finite lì. Fase 3. Spostare spawn del mondo, fatto. Fase 4. Distruggere il letto della rapitrice, perché così lei quando muore giustamente non spawna più lì. Fase 5. Uccidere la rapitrice con trappola super deadly. Quindi cosa manca? Manca, oltre che attirarcela, trovare il letto della rapitrice e togliere il letto, bisogna fare la trappola super deadly per uccidere. Ok? E noi tu oggi... hai già in mente qualche trappola, sì, super deadly? Assolutamente super deadly questa trappola. Ma proprio deadly, veramente deadly, ragazzi. Oggi vi insegnerò a costruire la trappola più deadly che voi potrete. Deadly vuol dire tipo mortale, che potete fare anche ai vostri amici per farli morire. Ok? Su Minecraft. Ok? Andiamo, venite con me, vi faccio vedere come si fa. Vai, per farla vedere. Ci occorrono delle lacrime di ghast, perché faremo i cristalli dell'end e del vetro. A prenderle. E poi serve anche gli ender eye. E poi ci servono i piselli, quindi le stalagmiti. E poi ci servono le pozioni di danno. Ma è un po' più di roba. Quelle non sono capace io, quindi non guardare me. Ma che cosa? Cosa c'è? Cosa c'è? Non lo so, ho sentito. Perché ti sei fermato? No, perché Anna faceva puzza. Di che cosa è? Di ubriachezza. Anna! No! Vieni qui, vieni qui! No, no. Vieni qui! No. Vieni, buttati che ti prendo in braccio, vieni. Non mi hai preso. È impossibile. Vieni, vieni, vieni. Su Minecraft non ci non si hanno sotto, le no? braccia prensili. Vieni, vieni, vieni. Allora, vi faccio vedere prima di tutto la trappola, la gabbia. Cos'è? Lion, Lion, Lion. Che è sta? Lion, è là, la scrofa, Anna, la vedo! I miei occhi vince! La scorgo, la scorgo! Io scappo, di la prendo, la prendo in volo, la coggo mentre volo. No! Non la vedo più. Non la vedo più. Ho tirato Lion. Delle frecce. La vedo di nuovo, la vedo di nuovo, la vedo di nuovo. La vedo solo dietro. L'ho persa. Io l'ho presa. L'hai presa? Ho visto che era infiammata. La vedo di nuovo. Ma potete urlare così voi due? Cioè. Mi ha smitragliato, Ma cosa? Come? Di missi, di fulmini. Ma tu dove sei scappato? Io sono nel castello perché mi avevo sentito esplosivi e mi sono cagato sotto. Che sono pusillani, che io guarda. Pussi, sei una pussi. Ho capito, ma pussi! Adesso ti vado subito a bombare il tetto. No, fatto, che stavo aspettando la scusa io. Ma che scusa è? Pezzo, no, ma il tuo. Che? No. Ma ha bombato il tetto. No, il tuo tetto è già bombato. Ma da chi? No, questo è molto grave. Ma io non lo... Io te lo giuro, non era bombato, raga, te lo giuro.
Ragazzi, ragazzi della chat, qui urge una punizione estrema. Il tetto di Alex era già bombato, non l'hai aggiustato l'ultima volta? No, dai, te lo giuro, l'ho aggiustato. Ragazzi, qui pare. Sono cazzi amarissimi adesso. Scusate, però, allora. A meno che tu non lo hai bombato quando lui non era presente. Allora, Alex, ma qui, non lo faresti mai, vero? O te l'ha bombato la rapitrice, perché effettivamente a tua discolpa possiamo notare dei blocchi appena droppati, ragazzi. L'ho vista! L'ho vista! Il tetto mio! Alex, la rapitrice ti ha bombato il tetto! Ma porca miseria! Come osi farti bombare il tetto dalla rapitrice! Pucci della mia minchia! Sto morendo! Lurido molesto vante! Bombo io un po' anche adesso. No! Basta. Oh, ma basta! Avevo la rapitrice! E cosa me ne frega io? Vabbè, ma perché devi bombare anche tu? No! Bomba quello di qualcun altro, no! No! Bomba quello di tre! Hai detto! Scusa, è meglio scartare un regalo nuovo piuttosto che uno già mezzo aperto! Venite qua! Il mio tetto zitto, bombato. Zitto! Le capalle, pazzo! Pazzo! Venite! Perché? Comunque, vedete, lei sempre merita, merita di essere killata, eh! Ha bombato il tetto due volte! Parmela! Porca vacca! No, ragazzi, non posso tipparmela addosso perché sarebbe... sarebbe barale. È un po' illegale. Ma non abbiamo bisogno di questi mezzi. Noi la codderemo istantaneamente appena sarà il momento. Adesso però, guardate che bella che è questa trappola. È proprio una impotente... No, imponente che trappola. Che tuo padre è impotente. No. Ma cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Il bastone non si addrizza se lo bagni col vino. Cosa stai dicendo? Mamma mia, vabbè. Ma non hai detto che era 5x5? Questa è molto sei più. Tonta e ignorante. No, io ho detto, lui che 5x5 doveva essere il muro di ossidiana. Di ogni lato è di 5x5. Non è vero. Quindi se dentro il muro è di 5 da ogni lato, vuole dire che il muro è di 5 più 5 più 2, perché dentro ci sono due blocchi di spazio. Dove starà lei? E la lava. Ah, ma quindi sono un muro con un altro muro. Un cubo in un altro cubo. Ascoltami, cioè, abbi pazienza. No, sta cosa va risolta. Braccio di ferro che mangiava gli spinaci, che strizzava il barattolo e gli uscivano gli spinaci. L'Anna la fa sì. con la vodka. Cosa stai dicendo? Scusa, allora, questa cosa va. Allora, tu hai detto il muro di ossidiana è 5 da ogni lato. Mo conta questi. Quanti so? Questa ossidiana, quanti so? Vuoi contarla? Non so 5. Ma sei rimbecillita? No, non ho capito. Anna, immaginati. Allora, guarda qua, guarda. Perché qua magari c'è anche qualcun altro che non ha capito. Questa è dove sta lei al centro, giusto? Qua. Sì, okay. Giusto. Allora, il muro c'è da questa parte, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ma c'è anche di qua, no? 1, 2, 3, 4, 5. Hai capito adesso? Ti vergogni un non po'. Non è assolutamente stupida. Come hai detto te. Però ma vaffanculo, ma cosa stai dicendo? Ma sciacquati la bocca col vino. Ma spiantala. Ma tu non sai spiegare. Che non hai capito, cosa... solo tu non hai capito. Bene. No, riesci a cavolare. La lubellula. Vabbè, ragazzi, se mi date il permesso, vorrei andare un attimo in spectator per mostrare, così Anna capisce anche meglio l'interno, ok? Se mi date il permesso. Ok, va bene, giusto un secondo di spectator, ragazzi. Il totem non ne ho. Infatti Alex dovrebbe avere l'effetto del sì, io ce l'ho, del sto ride. Aspettando solo a te quando possiamo andare a farlo. E farmiamo i totem. Quella è parte del piano per intrappolarla, perché dobbiamo preservare noi stessi. Se no andiamo a finire noi nella trappola, sarebbe stupido. Allora, va bene, vado un attimo in spectator e vi faccio vedere. Allora, guarda Anna la live, E sto guardando allora, la live. Questi sono i blocchi, no? Poi c'è un... qua è l'interno... qua cosa? Questa è lava, qui è lava, okay? Ok? Perché c'è uno strato di lava in ogni lato. Certo. In modo tale che se lei scava, compresi anche ovviamente sotto e sopra, qui non si vede bene ma eccola, ecco qua. Quindi da ogni lato lei si scava muore. Quindi se muore chiaramente ritorna lì, perché lo spawn del mondo è lì, quindi non può fare altro. Poi dentro qua internamente c'è, vedete, un altro strato di ossidiana e il cubicolo 2x2 senza nulla, dove è stato settato lo spawn del mondo. Ok. Tutto chiaro ora? Questi sono come avevo detto io. Sì, mamma mia. Che urtico.
Ok, allora, dove sei? Qua sopra. Ah, ovviamente anche sotto, ragazzi, sotto sopra è tutto 5 di ossidiana, da ogni lato. Ci sono quelli. Oh no, sono tantissimi, Lion, sono tantissimi. Sono veramente... Pestali, pestali, mamma mia, ma sono fortuna, ma che, no, che rottura di coglioni. Ma tu ti rendi conto che qualcuno li ha votati al mob vote questi? Ma fanno proprio schifo e danno proprio fastidio. Sono una cosa... guarda, guarda che incivili. Guarda sono. Lì che continuano. Aiuto! Finiti? Pensi no. Sì? No! Continua a spawnare? Aia, mi è arrivata una freccia. Aia, aia, due frecce. Aia, aia. Sto ammazzando i phantom. È proprio muoio. Grosso quello, lo vedi? Perché c'è uno che è lurido. Aia, 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 aia. Infatti non vola, aspetta che... lo prendo a sbadate. Aia, aia. Ok, ok, sono andati via tutti. Ok. Tanto quello grosso. Andiamo a fare i totem, dai, così. Vieni con me, mi vedi? Perché ragazzi sono super necessari per non morire e andare noi nella trappola. Prego. Seguimi, eh. Non passare vicino ai villager. No, no, vado volando, alto, alto. Va bene. Mi stai seguendo? Sì. Ok, vieni. Adesso c'è un comando per disequipaggiarti le litra. Non c'è! Non c'è! Potrei clearti l'inventario, ma poi perdi tutti gli oggetti. Mi stai seguendo? No, non ti vedo più. Ti? Sì, sì, te vedo, ok, andiamo avanti. Anna, ci sei? Ti sono dietro di te! Alex Marrano, che non ti schianti proprio a testa in giù. Guarda così. Che mi stavo proprio schiantando. Corri dentro, arrivano! Hai visto, Anna, come ho fatto? Bravissimo, scendi! Ecco qua. Alex, sei un pusillanime, non l'hai fatto tu. No, io no, perché io sono un pusillanime. Allora. E non riesco. Ah, il raid è partito, fantastico. La campana. Allora, ragazzi, mo farmiamo i totem con la nostra farm di totem, che funziona molto facile, dovrebbero arrivare. Campana di nuovo, per cortesia. Oh, oh. Non mi dire. No, è una zona. Alex. No, dai, no, deve partire. Oh, di nuovo? Alex. Non vorrei che si sono inceppato in qualche cosa. Alex, se hai scagato. No, appena sono arrivato qua ha funzionato. La barra del raid c'è. Oh, ma perché ogni volta che veniamo a fare sta cosa non arrivano mai? Alex, mi vedo costretto a bombarti il tetto. No, no, non di nuovo. Alex, mi vedo costretto a griffare la tua casa fino al livello della bedrock, No. Tanto perché in voragine. Stanno pure ammazzando i phantom qua. Sono in disperato bisogno di totem io, Eccoli, arrivano. Arrivano? Sì. Corri! Lo giungo. Alex, fai ritorno. Ma sei proprio ma... Ragazzi, noi abbiamo un problema, Alex è una cosa terribile. Ha bisogno di un tecnico dell'amplifon. Dell'audio. Perché non sente nulla e allora deve tenere le cuffie a palla e quindi da fastidio. Alex, fai qualcosa immediatamente. Ti penso io, Lion, non ti preoccupare. Non farò più ritorno e ti sentirò comunque. Ti devi mettere due cuscini legati sopra le cuffie. Sì, hai rotto le palle. Anna, digli qualcosa. Hai soffato a fare ritorno, capito? La gente non brutto può parlare vecchio perché tu idiota. Senti sempre l'eco. Cosa sei, una caverna? No, non ti non compro due tazze de ferro. Te le metti una da un sul orecchio e una sull'altro. Oh, qua la gente non arriva, però, Alex, non arrivano, non ti preoccupare. Stai ammazzando. Stanno morendo. Esatto. Ma come? Si muoiono, dopo respawnano. Tanto questa è la prima onda, qua non c'è il totem. Ma scusa, ma dove erano spawnati? È in una caverna, che va tappata, maledetto. Che figli di... Come e va tappata perché adesso spawneranno un'altra volta lì. E se vieni qua perché se spawnano lì. Arrivo. Mo se spawnano lì, guarda, ti distruggo, No, mo spawnano vicini, sicuramente. Guarda. Ding dong. Arrivano, arrivano, dai, vabbè, arrivano tutti adesso. Buonissimo. Eccoli che giungono, meno male, dai. Ecco qui che la nostra farm funziona a meraviglia, ragazzi. Oh, guarda come funziona bene la nostra farm che tu hai ingegnamente ideato. Ecco qui. Ah, stai zitto. Stai zitto, Stai zitto. Perché? Ma ragazzo, sei bravo. Ma non danno i totem questi. Dobbiamo aspettare, quello ragazzi. Quello sì. No. Non è vero. Vabbè, ma noi aspettiamo, abbiamo tempo e pazienza. Anna, raccontaci qualcosa nel frattempo. Allora, io vi posso raccontare che... Non toccare le mie cose. Se io ti dico di fare una cosa, tu fai quello che io ti ho chiesto e non fai altre cose che non ti sono state richieste e potrebbero urtare il ca...
No, non è vero, guarda, è arredamento. No, vedi? Era più bello prima. Non trovi questo luogo adesso più accogliente? No, dove sono? Stai zitta, non c'è di nuovo nessuno, Alex. No, ma perché ancora devono spawnare, guarda. Ma che raid delle palle! Eccoli! Ci arrivano anche i Ravagers. Comunque la chat ha detto una cosa buona e giusta. Per finire la trappola serve il Guardian, che dobbiamo tippare sottoterra. Oh no. No, ma si può fare easy, ragazzi. Lo tippiamo pagando. Paghiamo di tasca nostra. Infatti, Alex, fai una cosa, visto che qui fai più schifo che altro. Vai a cercare un tempio del mare sano sano. Così poi mi dai le coordinate. Ci andiamo. Ma bisogna preparare anche la location sotto la gabbia per mettercelo. E cosa bisogna? Bisogna di un... Vai a fare l'acqua. Vai a fare quello, Alex. Ok, e poi vado a fare quella cosa che mi hai chiesto. Già, tutte e due devi fare. Esatto. Bravo, perché io sono multitasking. Sì. Stanno arrivando invece gli evoker là? No. Adesso si sta caricando di nuovo, un attimo. Ma non è venuto nulla, Anna. Non abbiamo neanche un totem. Adesso arrivano, guarda. Va bene. Arrivano. Sì. Anna ne assicura. Arrivano tantissimo. Promesso. Eccoli lì. Qui adesso ne arrivano, te lo dico io. Eccoli che giungono. Smettila. Mi piace. Smettila. Oh. Ma non hai capito che tu più mi dici smettilo o cose del genere, più lo faccio? Perché? Perché hai l'intelligenza di un bambino di 5 anni. E tu di 3. Di uno stupido però. E ridi quando uno fa le cose sceme. Quando uno dice cacca. Esatto, cacca. Cacca fa ridere, è una parola che fa spaccare. Oh, ma c'è quelli che li sono un po' pallati, guardali. No, adesso vengono. Sì, comunque questo raid è stato cioè c'erano più streghe che altro, sì, ma adesso arriveranno. Adesso arriveranno. Perché è partito di notte? No. Ma no. Ecco, questo guardala, è l'ultimo. Guarda quanto è lenta, guarda. È una strega? Sì. Brutta porcella, porcona. Guardala, e vado sopra. No. Dai, ok. E niente ancora, Oh, però abbiamo delle pozioni di fire resistance. Sì, prenditele che ne hai bisogno. Perché? Alex Nauz, hai fatto l'alloggiamento per Guardian? L'alloggiamento l'ho fatto, adesso sto volando sopra i Hai preso le coordinate così lo tippiamo direttamente? L'alloggiamento non l'ho preso le coordinate, però sto appena tornando indietro a farlo. Anna, segna, bombare tetto Alex. No. Va bene, scrivo subito. Fino alla bedrock. Fino alla bedrock. Allora, sono arrivato ora, che cosa è successo? Dunque, stiamo preparandoci per fare l'intrappolamento della rapitrice. Abbiamo già costruito la trappola, la gabbia, ma non ancora la trappola, perché per la trappola ci servono dei materiali che andremo a prendere a breve. Ma io volevo fare un paio di totem per averceli, perché se moriamo adesso finiamo noi nella gabbia della rapitrice. Perché ci si va morendo, quindi bisogna essere certi di non morire più. Noi saremo molto duri e non moriremo. Quanto sei stupido. Beh, Anna, segna bombare di nuovo. No, non di nuovo. Bombare di nuovo. Il tetto, Alex, fino tetto. Alla bedrock. Alex, fino per due. Comunque, Anna, io non gliela faccio più. Mi sono rotto le balle. No, qua non arriva nulla e non arrivano specialmente quelli no, che devono ci arrivare. Ci manca qualcuno. Sono qua. Suona. No, stanno arrivando. Stanno lì. Suona. Sto suonando. Oh, eccoli qua stanno. Sti pezzi di cazzo. E sono pure quelli sbagliati, Eccolo! E qua il pazzesco! Corri! L'ho ammazzato uno, Ok, mi stavano ammazzando a me, però. Tutto bene. Torna giù! Ho preso un totem. Fantastico. Torna giù! Alex. Lion. Svegliati. Lion, ci sono. Io sto volando sopra un mare adesso. Sopra un mare. Un mare. Mare! Il male. Lion, perché non stai tornando giù? Sto arrivando, Anna. C'è nulla. Stanno arrivando. Li stai facendo confondere. Torna Eccoli, giù. Eccoli, li ammazzo. Targhe, bersaglio. Torna giù. Va bene. Vengo. E mo li ammazzo io. No, ferma. È proprio davanti a me colui. Quello che è questo serve. Quello buono, Aia. Te devi mangiare con tutte le bocche. Alex sta dormendo in No, Lion. Sono stato veramente uno stupido. Sono panicato, ho cliccato tanti pulsanti insieme, mi sono mutato. Però non volevo, lo giuro.
adesso sono cavoli tuoi, No, no, e va, dai, basta. Anna, allora, finisci tu qua, che io devo andare a fare una cosa. Non chiedere nulla, Non chiedo. Ma ti stai... cosa stai facendo? Ma si sta strozzando, ma che succede? No, sto trovando le cose nel mare che ho trovato. Ma come ti permetti di strozzarti? No, infatti, non mi devo permettere, però l'ho trovato. No, adesso ti distruggo completamente felice, la casa. Un po' felice, completamente. Un po', leggermente. Ma cosa fai? Ti strozzi mentre siamo in live? No, non dovevo. Dai, guardiamo gli obiettivi che abbiamo raggiunto sì, insieme. Sì, ora però. li guardiamo. Aspetta che non guardo prima. Quello che vuoi guardo fare. Questo tetto schifoso di un lungo. No, io sto adesso guardando te lo, il mio tetto. Te lo massacro live, sto dai, tetto. Guarda, sai quante bombe metto? Poche, due, tre. Sono 7. Etti? Ma io non trovo casa dopo. No, Lion, no. Ecco. No, una è caduta, no, ti ha bombato una torre. No! Se, ti sta bene. Guarda come, mamma mia! Lion, perché mi hai lasciato da sola? Mi stanno ammazzando! Anna, arrivo! Eccomi! Cosa succede? No, vai indietro, scappa! Esci, quitta! Alex, ma Anna ha accumulato 12.000... Anna, ma sei una schifo. Anna! Oh, io l'ho ammazzato le voche! Non hai fatto nulla! È pieno di gente! Ma com'è possibile? Il primo che è cascato giù era una voca e io l'ho ammazzato, ma invece cioè, guarda che troiaio, Anna, hai fatto! È incredibile! Ma perché mi hai lasciato da sola? Ma pensavo che tu fossi in grado di fare qualcosa! Per andare a far cosa? Poi vado a associare la casa di questo che se la rifà ogni settimana! Che per tutte le volte se l'ha rifatto potrebbe cambiare stile architettonico ogni volta! Invece non lo sa fare! E se ne accorgerebbe! Imbecille, hai capito? Io ho capito che sono uno scarto della società! No, non ho detto questo! Nessuno ha detto questo! Ha detto questo! Vieni Anna, puoi rientrare, ho finito la questione. Sicuro. Cioè, ne rimangono un paio, però direi di lasciar così perché... ti prego! No, a posto, dai, tieni, prendi un altro totem e andiamo, ne abbiamo abbastanza. Quanti ne hai presi? Altri due ne ho, oltre quello che ho adesso. Andiamo. Pochi. Va bene così, andiamo. E vieni da me, ho fatto pure la bacchetta. Ma non è finito il ride? Non importa, Anna, va bene così. No, allora, le cose quando si iniziano... Va bene, io me ne vado, non morire. Alex, ho bisogno di altri razzetti. I razzetti io ce l'ho, da me però. Sì. Allora, dove sei? Sono a queste coordinate se vuoi, perché sono lontano. Ho finito proprio i razzetti, non posso più andare. Ma da potevo darteli io prima che te ne andavi. D'accordo, allora facciamo così. Dunque, ci serve il Guardian là sotto per finire la trappola. Alex Nauz, vengo da te pagando? Sì. Ok. Ragazzi, pago un attimo, tra un secondo pago il teletrasporto. Allora, dove ci troviamo qui? Allora, là dentro c'è il Guardian. Senti Anna, vieni qua e rotto le palle. No! Mamma mia, no, tu non ci puoi credere. No, te la devo dire sta cosa. Gli ultimi due che erano rimasti erano uno normale e un altro evoker. Non devi rompere le palle. E tanto Max sta a morire di nuovo. Oh, non mi lasciare mai più. Va bene, allora, come lo chiamiamo il Guardian? Questo qui non deve essere un nome che vivere in natura. Serve per bloccare la rapitrice. No, Anna. Due hanno scritto si blocca. No, è secondo me no, non è vero. Però, non è vero. No, è però è Alex che è l'occhio cameratico, giusto? Alex controlla bene perché sempre. Io no, visto... te lo giuro, io sto guardando sempre, non mi sembra che non sei mai bloccato, almeno a me sono sicuro. Si sa mai. Comunque, nome devo per sgridare il Guardian, la gente ragazzi. Io? Burrardian piace? Sì. Burrardian. Allora, dobbiamo prendere quello grosso, se non sbaglio. Quello grosso. Sucardian. No, si chiama Sborrardian. Burrardian. Dove lo troviamo, Alex? Dentro là. In bocca al lupo, okay. Vai. Mi dai dei razzi? Sì, a proposito, eccoli. Te ne ho preparati 44, anche se me ne rimangono 12. È inutile che fai il miserabile, Là, vedi, condivido le mie. Sai cosa serviva per venire qua? Una pozione di respirazione dell'acqua. Quella non ce l'ho. Che faceva comodo davvero. Io cioè, se poi ne ho 4 di resistenza a fuoco. C'è delle io posso fare le porte. Fammi le porte. Ecco qua. Grazie, Hai fatto 2 crafting table. Ne hai una in mano e una io ce ne ho tantissime dei crafting table. Perché sono sempre molto pronto. Ecco bene. Allora Anna, buon io viaggio. Mi immergo,
buona fortuna. Grazie. Addio. Va bene. Ma vai da solo? Ora sono vedova su Minecraft. Arriverò presto. Questi piccoli non vanno bene, vero? No, no, sarebbe grosso, grosso. Ma siamo sicuri che c'è? Perché non mi ha dato l'effetto ancora, eh? È verso sotto? Ma perché più l'ho sotto, visto, l'ho sì. già trovato, ma è incredibile. Ottimo! Vai, Sburrardian è fatto, eh? Vai, vieni via allora, vieni via. Vengo via, ragazzi, è già rinominato. Top! Ma qualcuno deve rimanere qui, esatto, mentre tu sei lì. Sì, lasciamo quella schifezza io. Di Alex. Io? No. Perché io? La schifezza di Anna, io. La schifezza di Alex. Ti stanno inseguendo. Oh mamma mia, Lion, non picchiare me, ci sono 45 cari che ti seguono. Priorità ragazzo, priorità, ammazzarti è sempre più importante. È giusto. Allora, dobbiamo tornare, dammi coordinate. Allora, coordinate di sì. casa, 135, sì. 78, sì. meno 78. Ok, a questo punto ragazzi miei, pago per il teletrasporto. Pago abbondantemente perché dobbiamo portare anche il Guardian, quindi dobbiamo pagare. Decido di pagare 2 blocchi d'oro e 5 diamanti. In teoria dovresti pagare anche per il mio salvataggio. Ok, allora paghiamo 12 diamanti. Puttana. 4 blocchi d'oro e 12 diamanti per tutto, contando anche che il Guardian è una cosa molto importante perché la usiamo per intrappolare la rapitrice. Può andare bene, ragazzi, che dite? Mi confermate? È un giusto prezzo, secondo 4 me. 4 blocchi oro, 12 diamanti. Va bene. Ok. Allora, per mettere il Guardian devi andare sotto alla trappola. Da una cavernina lì al lato si entra. Ah, non... Scusa, non mi potevi dare le coordinate dove ti parlo e basta. E te l'ho detto anche prima. Però è meglio se ti avvicini comunque alla trappola. Guarda che la tua casa è già ridotta a uno schifo. No, no. Guarda lì. Pipoldino, l'ho ancora visto. Allora, cavernella è questa, c'è la porta, giusto? Sì, sì, è giusto. Ok, lo porto qua dentro, giusto? Esatto. Va bene. Allora, comando. Oh, mamma mia. Non me l'hai neanche preparato? No, non me l'hai neanche preparato? No, non te l'ho preparato. Beh, qua bombarti il tetto è il minimo. No, ti prego. Ormai, no, dai, ragazzi, no. Preparo un sondaggio, chat. Deciderete voi, io non voglio più essere responsabile di tutto questo. Cosa fare di Alex? Bombagli il tetto molto. Bombagli tutta la casa. Oppure... non fare nulla, virgola. Lo porta e basta. Poverino, perché a voi piace dire poverino, quindi così. Ecco qua. Avete tutte le opzioni giuste. Alex, tuo comando? Sta arrivando. Ancora non hai il comando. No, ragazzi. No, perché dicono di non farti nulla? Dai, no, raga, non però è giusto, siete un po' sì. Aspetta, attenzione. No, dicono di non far. Ragazzi, io... voi non siete... non vi voglio più. Non... no, no, non siete figli miei. Non, questa cosa non me l'aspettavo. Non fare nulla, poverino. Ma io non ho parole. Sto comando ancora non me l'ha dato, sto idiota. Eccolo. Cioè, guarda, lo vedi che è un idiota. L'è andato a prendere all'altra stanza. Lo vedi che è un idiota. Lo vedi che è un idiota. Devi mettere il nome, però. Guarda che è un idiota, guarda che idiota. Cioè, è una roba da pazzi. E voi dite non fare nulla, poverino. Non ha manco messo il nome, non ha. Sono veramente uno schifoso. Burrardian è qui ora. Oddio. Aia. No, è già rompe le balle. Cioè, ma dobbiamo tappare. Allora, bombagli tutta. Ragazzi, sapete cosa avete sbagliato? Ve lo dico io. Vi siete divisi tra bombagli il tetto e bombagli tutta la casa. Perché se avessimo sommato il bombagli il tetto e il bombagli tutta la casa, avrebbe vinto il bombargli. Invece, scusa, comunque, stai attento. Hanno fatto tutte e due. Allora, bombagli il tetto è 22%, bombagli tutta la casa 38%. Non ecco, fare nulla 40. Allora devi bombare una metà tra tutta la casa e il tetto. Abbiamo sbagliato, no, ragazzi. Abbiamo sbagliato a dividere la votazione. Dovresti solo bombarmi. Comunque quelli che dicono di non fare nulla dovrebbero vergognarsi, secondo me. Secondo me ti dico la verità, secondo me quelli che dicono non fare nulla, se per caso succede qualcosa del genere, sono i primi a sfasciare tutto. Sì, infatti, fate i buoni con le cose degli altri. Io.
Però se lo faccio, se Alex era nel mondo vostro, gli bombavate pure, pure quello che non aveva. No! Gli bombavate. Dite la verità. E poi invece quando so io a dover fare le cose, poverino, poverino. Poi capitano qualcosa a voi e vi pestate i piedi per terra, vi arrabbiate peggio di me. Quindi insomma, tutti bravi a predicare. Oh, sto fa scendere la percentuale, Anna. Ah, e poi, oddio, come piango, che non posso bombare adesso. Ah, mi piacerebbe così tanto poter bombare il tetto di Alex. Oh, il tetto di Alex. Sarebbe così bello bombare tutta la casa di Alex adesso. Tetto di ragazzi, Alex. Votate, bombagli tutta la questo creeper. Alex è un creeper. No. È esploso un creeper. Successo? L'hai fatto tu? È colpa Alex mia. Ragazzi, ha messo un creeper qua per vendicarsi, che è un bastardo. Capito? Meno male che guardate che io sto aggiustando e manca quanto un blocco di sabbia, qua. Lo rimetto io dopo, è appena arrivo con i razzetti. Dal creeper di Alex. niente, 38% bombagli. Oh, 39, fratello! No, sei nei casini, No, dai, in tutta la casa, no. Sei nei tutta casini. La casa, no. Facciamo un come si dice, un compromesso. Bombami metà tutti casa. I due tetti, tutti e due i tetti. Sono già bombati i due tetti. Di più. Però non casa. Di più. Facciamo ragazzi, il allora, secondo piano. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo il guardian pronto. Adesso il guardian è al posto suo. Quindi ora se la rapitrice viene messa dentro la gabbia, Anna, andiamo a dormire però. Se viene messa lì dentro, lei non può più uscire perché 5 blocchi di ossidiana, la lava più la fatigue del guardian, è completamente impossibile che lei riesca ad uscire. Cioè ci vorrebbero le ore scavando, Poi è nuda perché la uccidiamo, non ha nulla. Quindi a pugni. Alex, ti informo che se io fermo adesso il sondaggio, cosa che faccio subito. Non farlo, l'ho no, fatto. Te ne pentirai. Ecco qua il risultato, ecco. No, cazzo, miseria. Ragazzi, era 39 per bombargli la casa e 38 per non fare nulla. È diventato 38-38 adesso. Questo è un glitch comunque, Ah, è giusto. Comunque ti bombo un po' i tetti al plurale. Vediamo quello che c'è rimasto, perché qui è veramente uno, non c'è praticamente, cioè più. Non c'è più niente, Alex. Non ci vuoi pensare un attimo prima di farlo? Ti bombo tutta casa se ci penso. No. Cioè, quella è l'alternativa, ragazzi. Tetti miei! Mamma mia, che bello. Poi Anna, non so se hai notato il colpo di classe che io mi giro e guardo come nei film. Alle mie spalle l'esplosione. L'esplosione, tu che voli via. Bombare i tetti è una passione, ragazzi. Alex, ti porto qua. Mio. No, sto qua, sono venuto a piedi. Va bene. Allora, passiamo alla fase successiva. Abbiamo detto che ci serve la trappola mortale. Deadly, ok? E dovevamo preparare delle cose che esatto. Tu hai detto allora, prima. Allora, pozioni di danno. Possibilmente, sì, secondo me... Le lingering bisognerebbe fare, perché quelle ne buttiamo tante e secondo me l'effetto stacca tra una e l'altra. Sì. E quindi muore istantaneamente, cioè le fa un casino di danno. Poi i piselli, quelli le stalagmiti, dobbiamo andare a prendere. E gli ender crystal. Chissà se cadendo il pisello sull'ender crystal lo attiva. Non lo so. Sai che potrebbe, perché comunque è un'entità, non è come tipo una freccia. Allora, dobbiamo fare queste cose. Direi, da cosa partiamo, ragazzi miei? Dobbiamo andare nel Nether per prendere le lacrime di ghast che ci mancano per fare gli end crystal. Dobbiamo prendere i piselli in caverna, ce ne servono un po', e fare le pozioni di danno lingering. Facciamo prima le pozioni che si fanno qua, 2 secondi, tanto non è che cioè quando ne facciamo 5 o 6 sei, dai, basta, va no. Bene. Ma anche perché le lingering rimangono a terra? Sei di danno per terra, voglia. Allora, dimmi come si fanno. Allora, serve prima le bottiglie d'acqua. Sì. Acqua ne qua dentro, per favore. Sì. Oh, aspetta. Vabbè. Ok. Poi, Nether wart, suppongo. Esatto, e fai intanto fermentare. Hai visto, Anna? Sì. Piacciono le pozioni. Mi stavo domandando cosa fosse questa architettura. Non lo è, non è vero. È un antico simbolo di prosperità. Ah, esatto. Ok. Dopo la Nether Wart, poi serve il Glistering Melon. Glistering Melon. Sì, che praticamente è il melone con l'oro. Non ce l'ho, me lo dai tu? Sì, io ho solo il melone. Posso darti anche l'oro. E dammi anche l'oro. Ecco qua.
i string melon e lingotti d'oro. Praticamente devi fare, mi sembra, le pupite. Sì. Mi stai mal sopportando? Perché hai sentito un sbuffo? No, perché mi fai schifo. No, ma quanto me ne hai dato? Cosa me ne faccio io sentito sto pepito? Si tengono da parte nel caso in cui ne servissero delle altre. Allora, e... mi hai detto, devo fare il cerchio intorno? Sì. Quanto ne serve? Quindi due, perché dobbiamo fare due giri. Due giri, va bene, due. Ok, allora. Top, strozzatici. Quindi glistering melon subito, giusto? Esatto, sì. Ok, sta facendo, eh. E così facciamo le pozioni di cura. Sì. Dai, un bruciagli casa. Ma ormai, ragazzi, abbiamo già bombato la casa di Alex. Non possiamo bombarla ulteriormente se non fa altre cose brutte. Tranquilli che la farà, eh. No, Anna, allora, Anna, Albert scrive che stai dormendo. Perché? Che ne so, ma probabilmente è vero, perché insomma. Alex, lasciami poi... dormire e basta. Poi servono gli occhi fermentati di ragno. Sì, quelli ce li ho. Qua. E li hai tu qua. Anna, non dormire. Non sto dormendo, sto osservando con estremo interesse questo procedimento di creazione, perché non sono capace. Bravissima, poi? Tanto me lo dimentico, però. Poi servono... Dobbiamo farla di livello 2, eh? Esatto, per livello 2 la glowstone. La glowstone, polvere, giusto? Sì. Ok. E poi... Esatto. E poi per fare le lingering mi sembra la Dragon Breath. Sì. Che qui non abbiamo, però ce l'abbiamo nel castello. Vai a prendere veloce. Ah, vado io. Corri. Corro. Mi schianto sulla porta. Anna. Sì? Devi parlare, non saltare. Smettila, poi sbatti la testa e diventi più stupida. Che ha fatto glu glu glu, l'hai sentito? Tu che bevevi la vodka ha fatto glu glu glu. Non è vero! Alex! Arriva! Aia, tieni, perché sono due, tanto bisogna fare due giri. Sì. E non... non perché è non va? Non lo so. Deve andare così, però. Alex ha scagato, quello stupido. E non mi dire, però, tu una cosa devi fare, Alex! Descrivere le cose. Però io è cosa giusto. Devo dire? Io a lui non posso dire niente, io non faccio mai nulla. Ah, no, prima bisogna fare le splash. Ups. Ah, che figlio di... No! Serve la gunpowder per fare splash. Comunque ci vuole un'epoca a fare ste robe. Mamma mia, ragazzi. Ma non ti senti più un pozionario? Non ti senti un po' Harry Potter? Comunque, ragazzi, avete sentito del trailer di GTA 5? Sì, di GTA 6 che dovrebbe uscire a dicembre. Ragazzi, io sono tutto ringalluzzito. Oh, quando esce, porca miseria, facciamo le live, i video sulla storia. Iniziate a prepararvi, i segreti di GTA 5. Tutto GTA 6, per dobbiamo sempre dominarlo sto GTA 6. Porca miseria, dobbiamo proprio rimanere nella storia. E adesso questo. Speriamo che sia bello. L'ho fatta! È quello, infatti, speriamo che sia bello. Ma sicuramente. Ma sarà bello, dopo tutto il tempo che ci hanno fatto aspettare, ragazzi, sono sicuro che sarà bello. Poi ho sentito un'intervista dove parlavano gli attori di Michael e di Trevor, no? Perché... loro sono effettivamente così. Tra l'altro è super figo perché hanno fatto i personaggi sulla base dell'attore, uguale. E credo che loro ci saranno perché hanno parlato come se sono a conoscenza. Penso di sì. Sarebbe bellissimo. Non credo sia. Sicuramente non sono i protagonisti, però. Ma tipo loro non muoiono in GTA 5. Oh! Che? No, solo Michael e Trevor. Franklin non muore. Comunque ho le tre pozioni. Che stupido idiota. Che imbecille. Oh, ha straboccato il barile qua, il calderone. E ridi pure, eh. Sono veramente stupido. Anna, mi conservi, mi fai, guarda, aspetta. Devo fare da zaino, cosa devo fare? Dimmi tutto. Allora, qua dentro. Perché c'ho un'armatura intera? Questa deve essere della rapitrice. Non ci sta avere un'armatura di riserva, può far comodo. Era del tipo che c'ha la rapitrice, non me lo ricordo. Non lo voglio. Roba mia. Queste le voglio, queste me le metto qua, eh. Ricordatevi, mi sto mettendo qua le tre pozioni. Grazie anche Anna per questa pozione di Fire Resistance, che se dovesse servirmi non farei in tempo a prendere da dentro la shulker, però. Ma tu te ne porti una prima, tranquillo. Sì, allora. Netherworld. Ripartiamo però. Io non c'ho voglia di farla sta cosa. Mi sono rotto le palle.
Ma e che vuoi fare adesso? No, vabbè, intanto approfittiamo per parlottare, ragazzi, così vi racconto. Di cosa vuoi parlottare? Cos'altro c'è da fare? Bisogna andare a prendere i pisielli nella caverna. Perché che c'è anticipi quello che io dico se tu non sai neanche quello che voglio dire? Perché sono stupido? Non fare queste sciocchezze. Non farti, le pentirai! No, tu te ne pentirai, io non mi pento. Ti prego! Aspetta che ho mancato il tetto perché è talmente rotto che è difficile atterrarci sopra. Ti mando gli audio su WhatsApp e ti dico che mentre piango quando rifaccio il tetto. Va bene. Li aspetto allora. Tu dovresti dire no! Due bombe, questa volta. Dimmi grazie. Va bene, grazie allora. Ecco, tanto sto tetto ormai, ragazzi, non è rimasto più nulla. Guarda lì. Ti dovresti vergognare a vivere in un posto del genere. Ma tu nella pitrice c'hai il tetto che è ancora pasta. Cosa si mette dopo l'occhio? Il glistering melon. Il glistering è il primo? Sì. Ma sul sito viola. Ragazzi, ma ormai siamo qua. Vi è manca? Più bello qua. Più comodo. La stessa roba. Però è più comodo perché facendone meno di live, ragazzi, viene più pratico farle qua. Però mai dire adesso, mai. Adesso l'occhio. L'occhio. Lion, tu segui la Formula 1? Ma anni fa sì, adesso no. Però bello, mi piacciono le macchine. Brum brum. Ok, dopo l'occhio devi mettere. Che ridi, cretina? Poi dopo l'occhio che devo mettere? Devi mettere la glowstone. Aia! No! No! L'elettra! Sbaglia! Lei, quando esce il nuovo episodio di Armato? È tra qualche giorno. Tra l'altro oggi abbiamo registrato anche una nuova serie, ragazzi, molto bella. Però non vi posso dire troppo. No spoiler. Diciamo soltanto che è una nuova serie su Roblox, ragazzi. Una serie su Roblox, pazzesco. Che uscirà settimana prossima. La gunpowder. Abbiamo quasi finito, manca solo una gunpowder. Mamma mia, che pozionaio, proprio di una bravura che fa piangere. Sì, vero, sto leggendo. Lion, fate fasmofobia. Io voglio farlo, ma questi due si cagano addosso. Sono due schifezze. Grazie. E dicono che anche non lo vogliono fare. Anche dall'ultima volta che ci abbiamo l'hanno aggiornato un botto. Ma io so che c'è la roba che cammina sui muri. No, io non ci gioco con la. No. Dopodiché ho messo questo adesso che devo mettere. Il Dragon Breath, e poi abbiamo fatto. Siamo bravissimi. Sì. Ok, perfetto, abbiamo fatto. Me le conservo qua e diciamo che saranno la prossima parte di ciò che ci serviva. Vuoi questa, Anna? Che? Cos'è? Mettitela in testa. Ma perché? Perché? Mettitela. Vai, oink. No! È bella! Tu sorella fa oink. No! Okay? Gravissimo! È un cosplay da scrofa, Anna. Oh. E quelli che fa tu sorella? Anna, non ce l'ho una sorella io. Appunto per questo dico sorella. È la De Alex, è proprio scrofa invece. Sì. Non prendere la TNT in mano. No, che cosa dovevamo fare? Mi sono dimenticato. Allora dobbiamo oppure andare nel Nether e ammazzare i ghast. Andiamo a fare i piselli. Dai, i piselli. C'era una caverna qua vicino, mi pare. Sì. Abbiamo bisogno di ragazzi. Un po'. Ce ne servono un po'. Qua. Bisogna scavare sotto. Ma dove ho sfascia qua? Sì. Ma dove stai? Ma dove sei tu? Allora, mo so io che devo sapere dove sei tu. No, dai. Io sono dove è Alex, però. Basta, qua te la sei chiamata l'altra volta. Discolpa, io e Alex siamo insieme. Scusa, dove sei? Non farlo. Sì, ma so io che devo essere tenuto traccia. Non è che io devo guardare dove andate voi, Ho capito, ma se tu chiedi dove andiamo. Dove devo andare? Allora, in teoria so. Ma fermi, qua, Appunto! Cretino. Questo stava a dire. Perché scassare il paesaggio? Scendi! Ma questo è profondo, Però dovremmo scavare. Vieni, seguimi. Dovrebbe essere qua. Più su, però. Fidati, lo so. Mi fido, stiamo cercando, ragazzi miei, i piselli per la trappola mortale. Sento lava. Lion, cosa farei per i 5 milioni? Ragazzi, ci sto pensando. Però per i 5 milioni non posso negarvi uno speciale, Questo non c'è dubbio.
Mamma mia, 5 milioni. Mancano tipo 80.000 iscritti. Sommate, dite ai vostri amici di iscriversi, così arriviamo. 5 milioni, 5 è, un milioni è un traguardo pazzesco comunque, eh. Mamma mia, ormai. Che bello. Ma sicuro che ci stanno i vitelli, eh? Sicuro al 100%, lo giuro. Sì, sì, io sto dietro. Tu ti fidi di me? Sì, sì. Se no ti rompo il tetto, quindi. Non parlo. Non fatti tuoi, se hai sbagliato. Non dovevamo scendere così, no. Secondo me. No, sto sicuro che sto qua sopra, però sto un po' più sopra. Ragazzi, posso andare un attimo in Spectator e così vediamo se Alex si sta sbagliando e nel caso gli bombiamo casa? No. Perché se non sono qui è da bombargli casa, eh. Io sono sicuro, stanno qui. Sono sicuro. Che dite? Un attimo, va bene. Guarda, è vero? Guarda. Ha ragione, è vero. Per un attimo mi si è glitchato il mondo e ho visto attraverso i muri. Bah, però è di qua, scemo, è di qua. Secondo scava me, di qui. Dove stava andando lui non ne trovava. È di qua. Li abbiamo trovati, Spisiello. Io ne ho trovato di più e quindi ti devo bombare casa. No, non parlo, eravamo vicini. Ma questi si devono attaccare per forza sul loro blocco? No. Vedo, fammi trovare. No, non serve il loro blocco. Tu non sei arrivato qua. Ehi, che sono arrivato qua. Hai visto il mio nome e hai cambiato direzione. Non è vero, c'è Lana che mi ha detto vai di qua. Cretino, mettiti, qua. Adesso ti insegno io. Fatti un buco qua e io ti sgancio i piselli in testa. Forza, qua no. Devi scendere, vai. C'ho un coso, quanto devo scendere? Molto. Allora. Scendi. Sto scendendo. Scendi in ti devo aiutare a scendere. No, scendo da solo. No, aiuta, ti aiuto a scendere. Non mi tirare le TNT. Scendi. Sto sceso. Scendi. Ma mi hai fatto un piede a vita. Scendi. No, dai, io non parlo di scendi, nuovo. Scendi, ti dico. Dai, io muoio. Muoio. Dai, muoio. Ai. Ma che schifo. Ti do anch'io qua sotto, scemo. Che cazzo fai tu lì? Scendi di più! Scendi! Scendi! Dai, muoio! Dai, a me esplode la roba! Scendi! Sto scendendo! Io non mi sale. No, dai, non mi tira la TNT perché muoio veramente. Ma come si... Sì, ma non sei morto! Non mi rimetti dietro! Mi mancava poco! Rimettiti lì e continua a scendere! Sto continuando a scendere! Oh, ma perché non siete qui con me che ci sono quattro scendi possiedo? Dritto, Alex, dritto! Ma la vede, Rock! Non l'hai... Oh, però non fanno così tanto danno, eh! La mia vita è pochissima! No, sei mancato! Porca zozza, non ti ho preso! Vabbè, basta, non voglio rompere più! Abbiamo tutti abbastanza piselli, ragazzi, va bene così! Che c'è? Okay. Anna! Niente! Userò anche quelli che hai preso tu, non ti preoccupare. Grazie, perché cioè io sono rimasto da sola qui. Alex. Dai, mi stai pisellando? No. Veramente? No. Dai, io sto salendo, c'ho tre cuori, eh. E non sono stato io. Ok. No, mi accusa pure di fargli delle cose. Adesso ti stai lì. Adesso no. Ti stai proprio lì. No. Dove sei? Sta qui. No, non mi salvo! Non mi salvo, Lion! Salvati, no. Salvati, Alex! Non di nuovo, Lion! Salvati, sigillo. Dove stai andando? Aia, fa malissimo! Cazzozza, ho brutto maledetto l'estofante. Non voglio perdere la mia roba esplosa. Andiamo, dai, abbiamo preso anche i piselli. Adesso ci mancano le lacrime di Ghast. Anna. Dimmi. Che succede? Ce l'ho fatta finalmente, ti ho trovato. Va bene, allora ci mancano le lacrime di Ghast. Dobbiamo tornare. Usciamo da qua. Sì. Vieni, Anna. Belli. Piselli? Cosa, ecco piselli? Qua. Da qua. Ne ho preso qualcuno. Poi me li dai. Sì. Brigati, aia! Muoviti. Veloce. Fai più in fretta, Corri. Maledetto, sbrigati. Se cammino di lato vado più veloce. Se non funziona così. Come no? Sei un granchio. Ma così stiamo scendendo. Ah, perché dobbiamo tornare. È giusto, c'è l'ascensore dopo. Va bene. Adesso, ragazzi, dobbiamo andare nel Nether a prendere le lacrime.
che ci servono per fare gli End Crystal, che esplodono, fanno un sacco di danno. Secondo voi, chat, là, fanno più danno i cristalli dell'End oppure il come si chiama quella fare? Nether Reactor Core? No, non mi ricordo. Cos'è il come si chiama? Quello dell'acqua, il conduit? L'Anchor, Nether Anchor, quello là. Ah, quel Nether Anchor. Ma hai capito qual è? Sì, ho capito, però quello lì che ti fa mettere lo spawn nel Nether. Perché anche quello esplode. Adesso devo bombare casa di nuovo perché hai risposto in modo stupido. No, non farlo. Non posso non farlo. Pensaci bene però. Se io non lo facessi sarebbe un'ingiustizia verso tutti quelli che hanno bombato la casa e non hanno fatto niente, o hanno fatto meno ma di te. Ma chi ha bombato la casa a parte lui? Anche Stregatto, poverino, è Cico. Ma quando cara, non tirare calci alla porta. Cane bullo. Dunque, nel Nether dobbiamo andare. Andiamo. Andiamo. Vado un attimo a prendere del cibo. Possiamo entrare al nostro di portale? Sì. Perché stai morendo avvelenato? Perché ti ho visto, mi hai fatto schifo. Questo però è gliele servi ogni volta. Visione di veleno. Ti porto qua, Anna, hai rotto le palle. Sì, grazie. Però grazie al cat. Ho finito il cibo. Devi stare limitrofa. Hai bisogno di cibo. No. Ma quanto dura? Alex, toglimi. Come? Aspetta. Soffia gli addosso, vedi succhia che passa. La ferita. Succhia il veleno. Schifo. Ma non si fa così. Come si fa? È così. No. È finita. Sì. Oh, sento un mugolare. Ma c'è un problema, no, cioè noi dobbiamo aspettare che il gas si avvicini tantissimo a noi. No, c'è la lava sotto il gas. Ah, cazzo. Quindi dobbiamo aspettare che viene qui. Non gli spara! Metto l'elitra, Anna. No, devo fare letto per le bande sulla barra. Non è vero, non è vero mai. Fallo avvicinare. No. Non è un'ottima idea. Lo spingo. No, è un'idea stupida, è un'idea cretina. No, lo attizzo. Interessa la mazzi di riprendi il drop se gli stai abbastanza vicino, non funziona così. Aspetta, è impossibile, raga, è totalmente impossibile. Ce l'ha con me, sto continuando a doggiare le sue palle di fuoco, però dovrebbe venire qui. Mi sono buttato nella lava. Lion. Per prendere il drop, secondo me l'ho preso. No, perché si brucia nella lava. Ma io ero insieme al drop, quindi lo dovrei aver preso. Non l'ho preso. Porca Lion, ti consiglio di prendere una di quelle belle pozioni che c'avevi nella che cassa. Sì. E usarla. Va bene. Dura 2 minuti. Ma ci vogliamo dividere un attimo? È meglio secondo me, altrimenti non prendiamo bisogna nulla. Bisogna attirarlo sulla terraferma però, non è che puoi sbubarlo così. C'è un altro. Ma perché ce l'hanno tutti? Ma sei sulla terraferma quell'altro? Dov'è Anna? Vengo da te? Aspetta. Vieni adesso. Che brutta stronza. Non morite. Mamma mia Anna, dai, certe cose sulla terraferma, eh. Mamma mia, vieni ora ed eri nel pericolo. Ho detto vieni adesso. E sta cadendo la lava. No, non è caduta nella lava, l'ho presa. Ottimo. Sono stata brava. No, perché mi hai detto vieni ora quando stavi morendo. E non io altro. Stavo caricando il mio vieni. Ah! Lo sento, ma non lo vedo. Li sento pure io. È là, è uno sulla lava, uno l'ho ammazzato e me ne ha dato una. Lo vedi? Ho visto la sua lacrima. Questo qua è sulla lava. Questo è sulla lava, sto schifoso. Attiralo, attizzalo, fagli delle mosse provocatorie. Faccio vedere il ca. No! Non so farlo, non vuole venire, non mi segue. Lo ammazzo lo stesso. Mi piacciono i cappelli. Dalla lava, lo ammazzo dalla lava in modo da. Guarda, siamo nella lava entrambi. Mi sta ammazzando. Inizia da tirando le palle dalla lava. In teoria l'item prima di bruciare ci mette un secondo. È morto da solo. Prenderlo. Oh no. È morto da solo dentro la lava. È morto annegato. Tu non Alex quante ne hai? Io ne ho 3. 3 ne hai? Sì. Sei un forte pezzo di merda. Ma dai, così però. Cioè non è colpa mia. Imbecille. Schifoso. Cosa vuoi rubare il lavoro agli altri adesso? E tu Anna quante ne hai? Nessuna. Alex, sei un lurido figlio di. No. No? Sì. Io sto girando. Se girate per le cose, in teoria spawnano. A me non ne spawna nulla.
Ma proprio nulla, Niente, niente. No, niente, 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 niente. Vabbè, Vogliamo provare con quello che abbiamo? Ce ne stanno alcuni, però, Sì. Beati voi che li vedete, io li sento, ma... N1! Sì, ma sono tutti nella lava, ragazzi. No, ma che fami. Anna, questo, tiragli qualcosa, Dove sei? L'ho preso. Ho presa un'altra, ne ho due. Bravissimo! Quante ne hai tu, Alex? 4. Ce ne abbiamo 6. Facciamo ce le bastare, 6 sono abbastanza. Sì, andiamocene via, basta. Coordinate. Allora, coordinate sono, ma vieni da me, proprio da me. Anna, tu sai dove scappare? Sì, io sono già al portale. Ok, mi ci butto dentro. Mamma mia. Ehi, deridiamo, No, era proprio epico, è stato bellissimo. Deridiamo, No. Dai, che non ci sono più i tetti, devi andare per forza a rompere casa adesso. Dai, vediamo se ridiamo anche quando bombo il tetto. Aspetta, che casa mia potrebbe essere utile, magari c'ho qualche lacrima di casa. Una qui. Controllo anch'io se ce le ho. Dicono due. Ok, dai, due, arriviamo a 8. Se ne avessimo un'altra sarebbe molto buono. Anna, hai un'altra lacrima di gas? Sto andando a controllare. Vado a guardare il castello. Au. E una! Allora non serve. Ottimo. Datemele ecco tutte. Le mie. Arrivo. Ok. Più quella di Anna e dovremmo esserci. Ok, allora, crafting del cristallo. Mi devi dare anche tutto quell'altro che serve. Allora, crafting e è poi... dal castello? Sì. Arrivo. Anna della minchia. Okay. Oh, prendi, non è colpa mia se hai mai fatto casa sul cucuzzolo della montagna. Allora, come si fa? Allora, dovresti mettere al centro l'occhio. Sì. Hai bisogno... Sotto le cose là, le lacrime. E sì. Tutto intorno al vetro. Vediamo se hai detto una cagata, E non l'hai detta. Prego. Oh, che bello. Allora, prenditi sta roba che non la voglio. Questo pure, questo, questi in più. Ok. Abbiamo i 9 Ender Crystal, ragazzi. Questi qua... quando esplodono fanno un bel danno, se glieli mettiamo tutti insieme ai piselli, insieme alle pozioni, dovrebbero fare un bel danno. A questo punto io metto tutti gli ingredienti dentro la shulker, anche i piselli, che al momento direi che siamo ben messi, perché tutto quello che ci serve praticamente ce l'abbiamo, Adesso bisogna soltanto mettere insieme le parti. Ma perché la mia spada si chiama spada affilata alla ionica? Non ha un bel nome. Il mio piccone si chiama picco maialone. Questo è un bel nome. Quando? Bisogna rinominare la spada. Come ho potuto dare? Deve averla suggerita quell'idiota di stregato un nome del genere. Beh, sicuramente è un nome proprio banale da stregato. Questa qua c'è il tuo anvil. La sburra burro. L'ionica, però. Perché è tipo quel coltello che usi per spalmare il burro sul pane, no? È molto efficace per spalmare il burro. Il coltello sburra burro. Tu che ci spalmi con quella spada? Il tetto tuo, se non stai zitto. No, sto zitto. Anche i Minecraft con la TNT, è vero, ragazzi. Potremmo fare anche quelli, così tanto non ci interessa recuperare la sua roba. Se perdiamo le katane, amen, ragazzi. Non ce le avremo noi, non ce le ha neanche lei. Però l'importante è che muoia. Comunque io mi fermerei per stasera, sono contento così. Quindi ci salutiamo e un bacione a tutti. La prossima volta sicuramente faremo anche la trappola e probabilmente ce l'ammazziamo anche, quindi state in campana. Però questa domenica non c'è la live, perché io sarò di ritorno, insomma, dalla Milano Games Week. E quindi ci vediamo la settimana prossima con le live. I video invece continueranno, perché noi siamo delle persone professionali e riusciamo a programmarli quando c'è bisogno. Per oggi però ci fermiamo. Quindi grazie a tutti per aver passato la serata con noi e buonanotte.